Boccata di ossigeno nel centro storico di Ariano Irpino con la notte bianca. Il violento temporale del tardo pomeriggio ha solo ritardato le uscite. Via d'Afflitto si è finalmente popolata e le attività commerciali si sono riempite. La notte bianca, organizzata e promossa dal consorzio Ariano Centro Storico, non delude neanche stavolta le aspettative. E sono tanti a proporre la realizzazione di tali iniziative più volte nell'arco dell'anno, facendo così pulsare il cuore della città. Il tempo per fortuna è stato clemente con noi e basta vedere che nemmeno noi ce l'aspettavamo, è veramente pieno di gente già prima serata. In effetti la Notte Bianca è uno degli eventi più attesi dalla popolazione arianese ma anche dal circondario. Certo, perché ormai è una tradizione prima di tutto. Seconda cosa, comunque i negozi fanno sconti particolari e promozioni e quindi la gente magari aspetta proprio questa notte per poter spendere e per poter fare un giro nel centro storico. Parliamo quindi di commercio, la Notte Bianca è anche un momento per appunto fagocitare questa... il mercato in qualche modo. Sicuramente il nostro principale obiettivo è proprio di portare gente all'interno dei nostri negozi. Infatti la Notte Bianca sicuramente porta bancarelle, musica, tante altre cose, ma l'obiettivo principale che ci predisponiamo ogni anno è proprio quello di portare gente nei negozi. Ariano, che torna ad essere baricentrica anche grazie all'arrivo del nuovo vescovo della diocesi, Sergio Melillo, che ha già incontrato i commercianti per un saluto. Siamo onorati di questo arrivo del nostro vescovo perché abbiamo già visto da queste prime ore che è stato qui con noi, che è veramente una bravissima persona e che è già a disposizione del popolo. Siamo andati già da lui oggi pomeriggio a dargli il benvenuto a nome di tutti i commercianti del centro storico e l'abbiamo invitato a fare un giro tra di noi durante questa notte bianca.